Legnano, provincia di Milano. È la mattina del 25 novembre 1958. Fa molto freddo. In via Roberto Ratti, vicino alla scuola De Amicis, un gruppo di donne sta andando in chiesa quando qualcosa di strano attira la loro attenzione. A terra, accasciata su un cumulo di ghiaia, c'è una donna vestita con una vestaglia leggera. Si avvicinano. La donna è pallidissima, quasi assiderata. Ha i capelli bagnati, così come la vestaglia che indossa. È alta circa 1,65 m, ha lunghi capelli neri, le mani curate. All'anulare sinistro, una fede con incisi due nomi, Maria, Giuseppe, e una data. La donna sembra morta. Il vociare delle donne che l'hanno trovata sveglia gli abitanti del quartiere. Passa un camion del latte, l'autista si ferma per prestare immediatamente soccorso e portarla all'ospedale. Viene immediatamente visitata e le sue condizioni appaiono subito molto gravi. Il medico che le ha prestato i primi soccorsi avvisa la polizia. Nel frattempo, al commissariato arriva una telefonata. A chiamare è il signor Giuseppe Foggia, impiegato di 22 anni. Lavora alle Poste di Legnano. L'uomo racconta che sua moglie è scomparsa. Quando sono rientrato ieri verso mezzanotte, non l'ho trovata a letto. Le coperte erano scostate, ma Maria non c'era. L'ho cercata, sono uscito, l'ho chiamata, ma senza trovarla. E da allora non l'ho più vista. Giuseppe Foggia e Maria Orecchini si sono conosciuti quando lui aveva 18 anni a Roma, dove lui si era trasferito per lavoro, e Maria, originaria di Frosinone, lavorava a servizio presso una famiglia. Poi lui era stato trasferito all'ufficio postale di Legnano. Si sono sposati 2 anni dopo, il 9 marzo del 1957, soprattutto per fare contenta la mamma di Giuseppe, e sono andati ad abitare con lei a Legnano in un modestissimo appartamento. Giuseppe aveva costruito un muro di mattoni per dividere la stanza in cui dormivano lui e Maria e la madre. I vicini raccontano che quando uscivano, lui le teneva sempre il braccio attorno alla vita, come se avesse paura che gliela portassero via. Maria è mamma di un bambino di 11 mesi, Silvano, ma non è felice. Il suo rapporto con Giuseppe non è più rosa e fiori. Lui esce spesso da solo, dice di andare al cinema, ma Maria sospetta che si incontri con una cameriera diciottenne con la quale è convinta che abbia una relazione. Giuseppe, nonostante tutto, è molto geloso e ogni volta che vanno a ballare poi litigano. Ogni volta che qualcuno dei loro conoscenti invita la donna a fare un ballo, lui a casa le fa delle scenate e lei allora gli rifaccia la sua relazione con la cameriera diciottenne. Giuseppe racconta che una sera avevano litigato e lui le aveva detto che voleva separarsi. «Ho già parlato con l'avvocato, ti pago gli alimenti, ci lasci il bambino e te ne vai». «Ma nemmeno per sogno, io non me ne vado. Non ti lascio mio figlio e non ti lascio a quella servetta, anzi vado subito a farla fuori», gli aveva risposto Maria. Allora lui era uscito e da un telefono pubblico aveva chiamato la sua amante avvertendola delle intenzioni della moglie. Maria però si era limitata ad una sfuriata telefonica con la sua rivale. La moglie di Giuseppe Foggia è proprio la donna rinvenuta quasi assiderata poco prima. Maria ha 26 anni ed è in gravissime condizioni. Il marito chiede ai medici che cosa le sia successo e il dottor Grandellini gli dice: «Lei non si è mai accorto che sua moglie è sonnambula?» Nel giro di poche ore, però, arrivano i risultati degli esami ai quali la donna è stata sottoposta, che raccontano un'altra verità. Maria ha subito un'intossicazione acuta di origine imprecisata, dunque il sonnambulismo non c'entra nulla. Non ha ancora ripreso conoscenza e a causa del freddo ha anche una gravissima infiammazione polmonare. Il sospetto è che la donna si sia allontanata dalla sua abitazione di via Sant'Ambrogio 2 dopo aver ingerito qualche sostanza per togliersi la vita. Il luogo in cui è stata ritrovata dista circa 500 metri dalla sua abitazione. I suoi piedi però sono stranamente puliti, come se non avesse camminato scalza sul terriccio ma fosse stata portata lì da qualcuno. Giuseppe Foggia dichiara subito al commissario Montefusco di non aver trovato la moglie in casa al suo rientro intorno alla mezzanotte, ma poi cambia versione e dichiara che in realtà quella sera lui e la moglie avevano avuto una discussione perché Maria voleva andare a ballare.
Dopo la litigata, però, erano andati a dormire e intorno alla mezzanotte lui si era svegliato e si era accorto che la moglie non c'era. Foggia racconta di essere andato a cercarla in diverse sale da ballo, che però ha trovato chiuse. La polizia fa delle verifiche e scopre che, ad esempio, il dancing dell'acqua, il più vicino all'abitazione della coppia, in realtà era ancora aperto, così come altre sale da ballo della zona. Intorno all'1.15, un uomo di nome Ermanno Rabolini, che vive al civico 4 di via Ratti, rientrando verso casa con la sua auto, era passato davanti al luogo in cui poi è stata ritrovata Maria. Ma è sicuro che a quell'ora lì non ci fosse nessuno. Inoltre, all'1.40 era passata una pattuglia della polizia e non aveva notato nulla di strano. Il commissario Montefusco non è convinto delle dichiarazioni di Giuseppe Foggia, che ha cambiato già una volta versione, e quindi prova a giocarsi la carta finale. Montefusco gli dice di credere alla sua innocenza, ma di essere convinto che ad avvelenare la povera Maria sia stata sua madre, Maria Ferreri, di 44 anni, che vive con loro. Foggia a quel punto scatta: non è stata lei. La sua reazione colpisce molto il commissario Montefusco e i marescialli Peirano e Sabatelli. Foggia se ne accorge e cerca di calmarsi aggiungendo: cioè, non mi sembra possibile, mia madre non avrebbe mai commesso una cosa simile. Alle 2 del mattino del 25 novembre del 1958, Giuseppe Foggia confessa davanti al pretore di Legnano, il dottor Colucci. Basta, non è possibile continuare così. Sono stato io. Ho fatto tutto da solo. Mia madre non c'entra nulla. Da 2 mesi compravo i sonniferi aspettando il momento buono per liberarmi di Maria. Dunque, è stato lui. Ha fatto ingerire, con uno stratagemma, 60 pastiglie di sonnifero alla moglie. Poi ha tentato di liberarsene. Le ho dato io il sonnifero. Poi ho atteso che morisse, l'ho caricata sulle spalle e l'ho portata fino all'olona. Mi è caduta 3 volte. Era pesante, troppo pesante per me, il tragitto era lungo. Poi ho sentito che arrivava qualcuno e sono fuggito lasciandola a terra. Quella sera avevano litigato perché Maria voleva andare a ballare e lui no, voleva andare al cinema. Così lei gli aveva urlato: «Certo, perché a ballare ci vai con lei, vero?» Lui non aveva ribattuto. Anzi, si era anche scusato con Maria e l'aveva convinta ad andare a dormire. Prima però le aveva fatto prendere il sonnifero. Aveva sminuzzato 60 pastiglie e le aveva disposte su 7 ostie che poi le aveva fatto ingerire, dicendole che si trattava di un medicinale prescritto dal medico per farle calmare i nervi e far sì che finalmente potesse iniziare a svezzare tranquillamente il bambino. «È solo sale amaro, me l'ha dato il medico, è per il tuo bene». Giuseppe è rimasto per 5 ore sdraiato a letto aspettando che la moglie morisse. A pochi centimetri da loro, dietro un muretto di mattoni, dormiva sua madre. Intorno alle 3 del mattino, convinto che la moglie fosse morta, l'ha portata fuori. «Sono uscito un momento a vedere la strada, non c'era nessuno. La mamma e Silvano dormivano, così ho preso in braccio Maria e ho cominciato a camminare. Volevo raggiungere l'olona per buttarla nell'acqua. Ho fatto tutta la via Sant'Ambrogio, ho girato in via Gasometro e Maria mi è caduta. Mi scivolava. Poi ho attraversato Corso Magenta. Lì mi sono fermato un momento perché ho sentito il rumore di una macchina. Quindi ho imbroccato la via Roberto Ratti. Mancavano 30 metri al fiume quando Maria mi è caduta di nuovo. Ero troppo stanco per continuare a portarla. E così ho fatto qualche passo e poi ho sentito arrivare qualcuno. Mi sono spaventato, l'ho gettata per terra e sono scappato». Giuseppe Foggia viene arrestato con l'accusa di omicidio aggravato. Quando viene a sapere che Maria non è morta, dice: «Preferivo morisse». Dunque, l'uomo, dopo aver triturato le pastiglie di sonnifero, ha disteso la polverina su 7 ostie. Poi le ha somministrate alla moglie con una scusa e ha atteso che morisse. Intanto Maria è ancora in uno stato di coma, ma l'intossicazione da farmaci è quasi risolta. Ora i medici le stanno curando una brutta polmonite causata dall'esposizione al freddo e alla pioggia di quella notte.
Foggia viene nuovamente interrogato, i giornali parlano del suo comportamento come di un contegno cinico e sprezzante. Viene interrogata anche sua madre. Gli inquirenti si domandano come sia possibile che non si sia accorta di nulla, visto che dormiva praticamente nella stessa stanza del figlio e della nuora, con i letti separati da un muretto di mattoni a vista. Maria Ferreri dice: «Mio figlio Giuseppe è rientrato a mezzanotte e non ha trovato sua moglie a letto». Il 27 novembre Maria viene dichiarata fuori pericolo. È ancora in uno stato comatoso. Dormirà almeno per altre 48 ore. Non ha ancora smaltito del tutto i 15 grammi di barbiturici somministrategli dal marito. Gli inquirenti hanno vagliato anche l'alibi dell'amante 18enne di Foggia. La madre dell'uomo pare essere anche lei estranea ai fatti. Durante la notte del tentato omicidio dormiva e non si è accorta di nulla. Intanto forse Giuseppe Foggia verrà sottoposto a perizia psichiatrica. Si trova in carcere a Legnano e soffre di gravi episodi depressivi. Venerdì 28 novembre 1958 però c'è un incredibile colpo di scena. La madre di Foggia viene arrestata per concorso in tentato omicidio. La donna viene convocata negli uffici del commissariato di Legnano e rimane per un'ora sotto interrogatorio davanti al commissario Montefusco. Maria Ferreri è caduta continuamente in contraddizioni riguardo la sua deposizione iniziale. Dunque, la sua posizione risulta compromessa. Ad un certo punto, Maria Ferreri ammette di essere stata lei a convincere la nuora a ingerire le 7 ostie contenenti le 60 pastiglie di barbiturici. Solo in un secondo momento, secondo il suo piano premeditato, era entrato in gioco il figlio, che poi aveva portato a spalle Maria fino alla riva dell'Olona per gettarla nel fiume. Maria Ferreri confessa e viene trasferita in carcere a Legnano. Poche ore dopo viene interrogata dal pretore e nei suoi confronti viene emesso un mandato di cattura per concorso in tentato omicidio aggravato. La mattina dell'arresto di Maria Ferreri, nel frattempo, in ospedale, la povera Maria esce dallo stato di coma e riprende conoscenza, trovandosi di fronte gli agenti di polizia e il commissario Montefusco. La donna scoppia a piangere, chiede che giorno sia, è convinta che sia domenica. In serata Maria riesce a rendere la sua prima deposizione, è molto debole, viene registrata. La donna ha confermato che sua suocera e suo marito l'abbiano convinta a ingerire quelle ostie, rassicurandola sul fatto che si trattasse semplicemente di sale amaro, prescrittole dal medico. Giuseppe Foggia, intanto, sta sempre peggio. Dopo la deposizione di sua madre, saranno messi a confronto. Le loro versioni sono state preparate a tavolino, concordando che Giuseppe fosse rientrato a casa verso mezzanotte e non avesse trovato la moglie. Maria Ferreri avrebbe dovuto raccontare che quella sera non si era accorta di nulla perché dormiva. Durante l'interrogatorio, la Ferreri dice: «Io non volevo che morisse. Ho fatto di tutto per convincerla a separarsi. Io mi sarei occupata del bambino e Maria sarebbe stata libera di andarsene. Ma non ha voluto saperne. Mio figlio soffriva, era in una situazione insopportabile. Bisognava per forza fare qualcosa, così abbiamo pensato al sonnifero». Poi scoppia a piangere. Maria è in ospedale e ancora in uno stato di torpore. Ogni volta che apre gli occhi chiede che cosa sia successo e vuole avere notizie del figlio di 11 mesi. Sua suocera, in quel piano criminale studiato a tavolino col marito, aveva deciso che lei se ne sarebbe dovuta andare. Si sarebbero separati. Le avrebbe dovuto lasciare il bambino. Lei se ne sarebbe occupata e finalmente Giuseppe avrebbe riavuto la sua libertà. Maria però non avrebbe mai lasciato suo figlio. La Ferreri, accasciata su una poltrona, ammette di aver confezionato le ostie, ma ha anche sostenuto energicamente, cambiando nuovamente versione, di non aver mai saputo che anziché sale amaro contenessero barbiturici. Solo per questo motivo avrebbe insistito perché la nuora ingerisse quella poltiglia. Intanto, dopo 107 ore di coma, Maria si riprende. È stata tenuta all'oscuro di tutto e ha raccontato al commissario Montefusco quello che ricorda di quel terribile sabato sera, confermando nuovamente che a preparare le ostie e a fargliele ingoiare convincendola era stata la suocera, passandogliele una alla volta con mezzo bicchiere d'acqua. Maria si ricorda che si trovava a letto insieme al marito.
Giuseppe Foggia e sua madre intanto vengono trasferiti nel carcere di San Vittore. Il 3 gennaio del 1959 si conclude l'indagine istruttoria condotta dal sostituto procuratore della Repubblica, dottor De Luca. Giuseppe Foggia dovrà rispondere davanti alla Corte d'Assise di concorso in omicidio con la madre Maria Ferreri ai danni della moglie. Il tutto con l'aggravante della premeditazione. Ma ci sarebbe anche un incredibile precedente tentativo di uxoricidio che avrebbe tentato di commettere a settembre, ad Ostia, quando si trovava in vacanza con Maria. Questa è stata un'altra sconcertante sorpresa emersa durante le indagini. Durante un interrogatorio, Maria Orecchini aveva rivelato questo gravissimo precedente. Ai primi di settembre era stata ad Ostia con suo marito in vacanza. Giuseppe un giorno aveva noleggiato un pattino e l'aveva indotta a seguirla al largo, nonostante sapesse che lei non sapeva nuotare. All'improvviso, per due volte, l'aveva afferrata alle spalle, tentando di farla cadere in mare. Lei si era messa a gridare e il marito aveva lasciato la presa, perché nelle vicinanze c'era un'altra imbarcazione con una coppia di bagnanti. Giuseppe, poi, l'aveva implorata di perdonarlo e lei, incredibilmente, lo aveva fatto, senza mai accennare a nessuno, quel tremendo episodio. Di fronte a quelle nuove gravissime accuse, Giuseppe Foggia nega per poi sostenere che si era trattato semplicemente di uno scherzo. In istruttoria i due imputati, madre e figlio, vengono interrogati ripetutamente e si contraddicono, aggravando notevolmente la loro posizione. Al pretore di Legnano, Giuseppe Foggia ammette di aver premeditato il delitto per i continui litigi che aveva con la moglie, che a suo dire era troppo gelosa. «Ero giunto al punto di non capire più quello che facevo. E quella sera, esasperato, attuai ciò che avevo più volte pensato, ma che non avevo mai avuto il coraggio di porre in esecuzione. Io non volevo affatto uccidere mia moglie, ma soltanto propinarle un sonnifero che le calmasse i nervi». Alla fine di maggio del 1959 viene stabilito che Giuseppe Foggia e Maria Ferreri dovranno comparire davanti ai giudici della Corte d'Assise l'8 giugno. Foggia è difeso dall'avvocato Sergio Ramaioli. Incredibilmente, Maria, che si è ripresa ed è tornata a vivere con il suo bambino, non ha intenzione di costituirsi parte civile, né contro il marito, né contro la suocera, e probabilmente non parteciperà al processo. L'8 giugno del 1959 inizia il processo contro Giuseppe Foggia e sua madre, Maria Ferreri, davanti alla Corte d'Assise di primo grado col presidente Simonetti. L'avvocato Ramaioli, difensore di Foggia, chiede la nullità della sentenza istruttoria e rende noto alla Corte che le perizie medico-legali, a suo tempo fatte per ordine del procuratore della Repubblica, non furono notificate ai difensori nei termini prescritti, quindi non ci fu il tempo necessario perché la difesa potesse prendere visione degli atti e quindi per l'eventuale nomina di un perito di parte. Anche l'avvocato Lucchetti chiede la nullità della sentenza istruttoria perché le stesse perizie non risultano complete e devono essere sottoposte ad un po' più approfondito esame. Di fronte a queste richieste dei difensori di Foggia, il PM di Miscio conclude con la richiesta che siano entrambe respinte. Dopo un'ora di camera di consiglio, la Corte accoglie la tesi del PM e respinge le due istanze, ordinando la prosecuzione del processo. Intorno alle 4 del pomeriggio inizia l'interrogatorio degli imputati. L'aula è molto affollata. Madre e figlio sono seduti in fondo alla gabbia. Contrariamente a quanto si era pensato, al processo partecipa anche la parte lesa, Maria Orecchini. Ma il suo comportamento lascia tutti sbigottiti. Non appena scorge nella gabbia degli imputati la suocera e il marito, si avvicina e cerca disperatamente di abbracciare Giuseppe, scoppiando a piangere. Durante il processo, il rappresentante della pubblica accusa, sostituto procuratore Gennaro Di Miscio, per oltre due ore ha sostenuto la colpevolezza dell'imputato Giuseppe Foggia. Al termine della requisitoria, il PM chiede che la Corte riconosca Giuseppe Foggia responsabile del reato di tentato uxoricidio con l'aggravante della premeditazione, concedendogli le attenuanti generiche e condannandolo quindi alla pena di 10 anni di reclusione. Per il primo tentativo di uxoricidio
cioè per quel tentativo di gettare in mare la moglie al largo di Ostia, il PM ha chiesto che Giuseppe Foggia sia assolto per insufficienza di prove, e per insufficienza di prove dovrà essere assolta, secondo il PM, Maria Ferreri, la madre, coimputata nel secondo tentativo di avvelenamento di Maria. In aula, Giuseppe nega di aver tentato di uccidere sua moglie facendola cadere dal pattino. Si tratta solo di uno scherzo, dice, e nega anche di averla voluta avvelenare. Non le aveva mai fatto prendere alcun genere di barbiturico, ma del sale amaro, per facilitare lo svezzamento del bambino. Le perizie dei medici, però, dicono altro. Maria è stata avvelenata. La madre di Foggia nega ogni addebito, dichiara di aver sempre voluto bene alla nuora, anche se qualche volta non se lo sarebbe meritato. Dice di aver propinato la medicina a Maria del tutto in buona fede, senza sapere che ci fossero dei barbiturici tritati. Le versioni di madre e figlio continuano ad essere completamente discordanti. Incredibilmente, nel momento in cui Maria Orecchini si trova a deporre in tribunale, sostiene la non colpevolezza del marito. «Ci siamo voluti sempre bene, io e Giuseppe. Non riesco proprio a pensare come mio marito potesse uccidermi, se io non gli ho mai dato motivi seri per odiarmi fino a questo punto». Per quanto riguarda il secondo tentato omicidio, l'avvelenamento, Maria dichiara di ricordare soltanto che il marito e sua suocera le stavano somministrando una medicina prescritta dal dottore e di essersi poi addormentata, risvegliandosi in ospedale senza ricordare più nulla. «Mio marito mi ha detto che ero svenuta dopo aver preso quella medicina e allora, spaventato perché tutti i suoi tentativi di farmi riprendere i sensi erano risultati vani, mi ha preso così com'ero per portarmi lui stesso all'ospedale. Poi, siccome la strada da fare era molta, mi aveva deposto per terra ed era corso a casa per chiedere l'aiuto di qualcuno, e io gli credo». Il 9 giugno, alle 19:40, si conclude il processo in corte d'assise contro Giuseppe Foggia e la madre Maria Ferreri. La condanna è di 9 anni per tentato omicidio, con le aggravanti contestate della premeditazione, del rapporto coniugale e del mezzo fraudolento. Gli riconoscono le attenuanti generiche. Maria Ferreri è stata invece assolta per insufficienza di prove. Sarà rimessa in libertà. Per quanto riguarda l'episodio del tentato annegamento ad Ostia, Foggia viene assolto per insufficienza di prove. Dunque, secondo il PM, a preparare il sonnifero e a sostituirlo alle bustine di sale a mano con freddo calcolo e volontà di uccidere, sarebbe stato soltanto lui. Il dottor Di Miscio ha richiesto una condanna a 10 anni di reclusione. Le attenuanti generiche vengono proposte per motivi di umanità. I difensori di Foggia avevano chiesto per lui l'assoluzione per insufficienza di prove e la piena assoluzione per la madre. Prima della sentenza, il presidente Simonetti aveva chiesto ai suoi imputati se avessero qualcosa da dire e Foggia aveva dichiarato: «Anche se dovessi essere considerato colpevole, non vedo quale possa essere l'utilità di una mia condanna, perché pagherei il debito alla società e non alla persona che ho offeso. La mia condanna peserebbe non su di me, ma su mia moglie e su mio figlio. Vi chiedo la possibilità di riparare e pagherei a persone immaginarie, alla società, che non mi sono mai sognato di offendere». Maria Ferreri non è riuscita a pronunciare il discorso che si era preparata. Poi madre e figlio si abbracciano piangendo. Mentre i carabinieri li scortano fuori, Maria si precipita ad abbracciare il marito. La stessa cosa avviene dopo la lettura della sentenza definitiva, il 15 gennaio del 1960. Il Corriere della Sera scrive: «In appello l'impiegato che avvelenò la moglie. Davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello, presieduta dal dottor Giustiniani, è comparso nuovamente Giuseppe Foggia. La richiesta di appello da parte dei difensori riguarda l'insufficienza delle prove acquisite agli atti. I giornali scrivono: questa mattina, all'inizio dell'udienza, poco prima che la Corte facesse il suo ingresso in aula, si è ripetuta la patetica scena che concluse il dibattimento di primo grado. Ancora una volta, Maria Orecchini ha abbracciato il marito e sua suocera, scoppiando a piangere. Il pubblico ministero ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. La Corte d'Assise d'Appello ha ridotto la condanna per Giuseppe Foggia da 9 a 8 anni di reclusione».